Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Team Training e mi fa anche un pochino strano dirlo perché alla fine siamo su Pokémon Rosso Fuoco. Comunque, dato che il primo episodio vi è piaciuto tipo tantissimo, io sinceramente non sapevo se farci sì e no una serie. Sì, alla fine ho deciso, ci faremo una specie di serie, non so con quale cadenza, sicuramente arriveranno almeno, credo, 3 episodi a settimana, o ci proverò almeno. Però comunque ci sarà una vera e propria serie, vediamo un pochino finché riusciamo ad arrivare, poi nel momento in cui vi scocciate, basta che me lo fate sapere, magari interrompiamo oppure vi faccio vedere le parti salienti. Comunque, ricominciamo da qui, siamo al villaggio di Haru. Io per il momento ho Gohan livello 8, quindi ho fatto solo un livellino se non sbaglio off screen. E quindi continuiamo, andiamo sul percorso 2. E poi direi di proseguire. Allora, qui avevamo il bosco, però bosco smeraldo se non sbaglio. Al posto del bosco smeraldo qui abbiamo qualcos'altro. Infatti abbiamo la foresta del nord, in cui incontreremo anche il primo allenatore, ovviamente, oltre il nostro carissimo amico A. Quindi, ecco qui proprio il primo allenatore che andiamo ad incontrare e vediamo un pochino quale personaggio ha da farci, ovviamente, scontrare. Quindi, abbiamo... vabbè, il nome non è cambiato per nulla. Comunque, ci invia in campo subito il Saibaman e noi ovviamente rispondiamo con Gohan. Tra l'altro, avevo dimenticato di farvi vedere questa cosa o di dirvela. Ho sbloccato come mossa il Masenko. Infatti salendo a livello 8 mi ha sbloccato il Masenko, che sembra essere una mossa di tipo fuoco. Quindi la utilizziamo su Saibaman, vediamo se è super efficace. No, non è super efficace, quindi sembra che il Saibaman non sia di tipo erba. Bisogna capire anche un pochino i livelli, eh. Però Gohan abbiamo appurato che i livelli, senti a me, i tipi volevo dire. Gohan abbiamo appurato che è tipo lottatore, cioè lottatore, lotta. Dovrebbe essere quindi Saibaman anche lotta. Ma comunque, siamo a livello 9 così. Quindi, prossimo lottatore che ci manda in campo, Drum addirittura. Quindi già qui inizia a cambiare qualcosina con Drum. Dai, aspetto solo chi mi butta tamburello contro, lo sto aspettando. Quindi, continuiamo con un bel pugno, dato che facciamo un pochino Masenko e un pochino pugno. Super efficace addirittura. Quindi, se lotta è super efficace su Drum, credo che Drum sia... vediamo, cosa potrebbe essere? Non mi viene in mente, potrebbe essere magari Psico. O era Psico che era super efficace su lotta? Ora non ricordo bene, raga. Perché Pokémon devo giocarci abbastanza per ricordare queste cose. Comunque, ok raga, io intanto sto proseguendo. Sembra che comunque nessuno ci stia interrompendo per il momento. C'era qualche allenatore però l'ho anche evitato. Ecco, primo Pokémon e Pokémon poi lottatore selvatico. Attenzione! Proprio lui, Tamburello. No raga, lo dobbiamo catturare Tamburello, non mi dite nulla. Allora, visto che su Drum il pugno era super efficace, io andrei di Masenko. Vediamo se lo buttiamo giù, no? Speriamo di no. Dai, non l'abbiamo buttato giù, raga. Qui catturiamo Tamburello assolutamente. Quindi, e lo utilizziamo anche, dai. Buttiamo la prima capsula a Tamburello e vediamo. Tambarin. Però è molto strano come c'è scritto. Quindi vediamo. E signori, catturiamo Tambarin o Tamburello. Quindi aggiungiamo anche i dati allo scooter, raga, guardate quanto è figo il nostro Tamburello, è incredibile. Va benissimo, quindi... no, non voglio dare... sì, dovevo dargli il soprannome, mi sa. Scriviamo proprio Tamburello, anche se molto probabilmente non c'entrava. Comunque, continuiamo ad avanzare e ci resta l'ultimo allenatore. Prima però troviamo un altro Pokémon selvatico, di nuovo Drum. Quindi Drum, secondo me te ne potresti un attimino andare. Ok, ce ne siamo scappati. Ed andiamo dal prossimo allenatore. Vediamo un pochino chi ci riserverà contro. Allora, Piccolo addirittura. Proprio lui, cioè proprio Piccolo. Non è il padre Re Piccolo, no, proprio lui. Quindi, anche perché stavamo incontrando bene o male tutti i personaggi della prima serie. Ok, senza non pochi problemi sembra che siamo riusciti a battere. Ok, siamo riusciti a battere Piccolo. Quindi otteniamo altri 102 di esperienza. Saliamo a livello 10, vediamo se ci insegnano qualche altra mossa. No, nessuna nuova mossa. E quindi direi di proseguire.
se non sbaglio, verso il regno dei Saiyan. Allora, in Pokémon dovrebbe essere Plumbeopoli questa qui. Però, non voglio sbagliarmi, ma mi sembra di aver letto nello scorso episodio dalla mappa che questo, sì, è il regno Saiyan. Ovviamente, ripeto, è Plumbeopoli. Il regno Saiyan mi sembra molto, 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 non lo so, accogliente in questo caso. Cosa che non è assolutamente. Quindi andiamoci prima di tutto a curare un attimino il nostro carissimo Gohan. Sì, sì, devi curarmelo assolutamente. Anzi, no, dobbiamo curare anche Tamburello. Sì, lo dobbiamo curare assolutamente perché l'abbiamo catturato, che comunque già lo stavamo buttando a terra. Comunque Tamburello non ci sarà molto d'aiuto, però mai dire queste cose. Ah, non sono sicuro che Re Vegeta è colui che ha fondato questa città. Forse è una leggenda, quindi stava parlando proprio del regno dei Saiyan. E io direi, allora, proviamo ad andare subito alla palestra per vedere un pochino quale capopalestra ci aspetta e quindi che medaglia ci daranno. Però io ho i miei dubbi che riusciremo a battere subito il capopalestra. Allora, vediamo se riusciamo ad oltrepassare. Sì, riusciamo o no? No, raga, aspettate, ma a me sembra Jirobai. Spero... Vabbè, ma già che Jirobai è il capopalestra, non so cosa aspettarmi. Cioè, è pazzesco. Vabbè, dai, vediamo. Ok, un nuovo allenatore di nuovo. Spero che tu non sia un principiante come gli altri. I miei lottatori sono tutti Saiyan e sono stato in grado di allenarmi, di allenarli. Vediamo, dai, combattiamo senza tutte ste chiacchiere. Vediamo. Credo sia Jirobai, non credo sia Raditz. Infatti, è Jirobai. E quindi, e lancia proprio Raditz, praticamente simili. Allora, iniziamo subito a vedere con un bel Masenko se riusciamo a far male proprio Raditz. Utilizza Saiyan Power. Cosa sta facendo? Si aumenta l'attacco. Io credo che questa sia praticamente la mossa parallela alla trasformazione in Ozaru. Quindi qui Raditz si sarebbe dovuto trasformare in Ozaru. Comunque, no, meglio continuare con il Masenko a questo punto. Però lui con un calcio ci fa un danno pazzesco. E qui mi sa che comunque perdiamo il primo scontro. Dai, comunque cerchiamo di continuare almeno. Perfetto, buttiamo almeno a terra Raditz. Quindi prendiamoci comunque questa esperienza, che male non fa assolutamente. Saliamo a livello 11, anche se dobbiamo riprovare una seconda volta, non fa niente. Quindi qui andiamo con Rappa e... con Nappa e Raditz. Mandiamo un attimo in campo Tamburello, perché vorrei provare un attimino a far riprendere Gohan. Però qui mi sa che non ce l'ha. Repellente. No, ok, non mi serve praticamente a nulla il repellente. Allora, continuiamo un attimino con Tamburello. Ovviamente Nappa ce lo butta giù in un colpo. E quindi rilanciamo di nuovo Gohan. Andiamo di Masenko, ma stento a credere che riusciremo a fare qualcosa, eh. Quindi, Masenko, vediamo. Il danno non è che sia poco, diciamo. Secondo me ce la possiamo giocare nel prossimo scontro, però mi sa che devo allenare ancora un pochino Gohan prima di lottare contro il capopalestra. Contro Jirobai. Aia, 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 aia. Capocciata, testata, non mi ricordo come si chiama. Ma ci distrugge completamente. E quindi ci ritroviamo al centro di rianimazione lottatori, se così si può chiamare. Facciamoceli rimettere un attimino in sesto. Ovviamente lo sapevo che ce ne saremmo usciti con le ossa a pezzi dal capopalestra. Però io direi di fare una cosa. Vado ad allenare un attimino, magari vado a prendere anche delle pozioni e ci vediamo di nuovo da Jirobai. Ok, eccoci tornati quindi da Jirobai. Allora, prima di tutto sono salito di un ulteriore livello con Gohan e poi sono andato a comprarmi le pozioni al market, che sarebbero praticamente gli onigiri. Quindi qui dobbiamo assolutamente devastarlo. Tra l'altro ho battuto anche quell'allenatore che mi ha schierato contro Tarles e Raditz. E comunque sono riuscito abbastanza a batterli. Quindi, primo personaggio, ovviamente, troviamo contro Raditz, utilizziamo sempre Gohan. Quindi, andiamo di Masenko. Questa battaglia ce la facciamo tutta a Masenko, assolutamente. Loro utilizzano sempre prima di tutto il potere Saiyan. Quindi, vediamo un pochino.
Sì, cerchiamo di velocizzare un attimo però. Ecco, andiamo di Masenko. Peccato che qui abbiamo fatto pochissimo. Mi sa che il potere Saiyan non aumenta l'attacco, ma piuttosto la difesa. Ora non l'ho letto. O forse aumenterà entrambe le cose, che spero che non sia così. Comunque, saliamo a livello 13, ancora meglio. Quindi siamo prontissimi a fronteggiare Nappa. E qui mi sa che dovevo cambiare un attimino con Tamburello. Cercavo di far riprendere un attimino Gohan e poi andavamo di nuovo pesantissimo. Comunque dai, possiamo farcela forse, vediamo un pochino. Allora, continuiamo con qualche... Aia, qui mi riprendo assolutamente, non voglio rischiare nulla. Quindi utilizziamo un bello Onigiri su Gohan. Vediamo un pochino la prossima mossa di Nappa quale sarà. Ok, testata ancora. Quindi, andiamo ancora di Masenko. Dai che credo che nel giro, sì, la prossima mossa dovrebbe essere la fatale per Nappa. Quindi, becca di questo Masenko e vai a terra, carissimo il mio Nappa. E soprattutto Jirobai. Cioè, raga, Jirobai che riesce ad ammaestrare due personaggi come Nappa e Radish, pazzesco. Addirittura anche Jirobai ora è diventato forte. Va benissimo, sei perso, sì, lo so, quindi... Dragon League Saiyan Badge. Quindi dovrebbero esserci proprio delle medaglie e non quindi le sfere del drago come ipotizzato. Quindi questa dovrebbe essere la medaglia Saiyan. E ci permette anche di imparare la mossa Taioken, che dovrebbe essere Flash alla fine. Quindi... Vediamo un pochino... Sì, non mi interessa nulla. Ah, ci ha dato anche qualche MT. Vediamo un attimo quale mossa. Sono curiosissimo. Pugno energetico, se così si può chiamare. Dai, insegniamolo anche a Gohan. Tanto, cosa ci frega? Vediamo. Gli entra questo dischetto in testa, praticamente. E quindi, allora, non abbiamo ottenuto nulla. Andiamo a vedere un attimo la medaglia, se cambia. No, vabbè. Quella dovrebbe essere la medaglia Saiyan. Lasciamo perdere. Allora, quindi abbiamo battuto il primo capo palestra che è Jirobai e non ci resta che andare quindi verso destra. E non voglio sbagliarmi, ma dovrebbero darci anche le scarpe da corsa, che le sto rimpiangendo tantissimo. Cioè non posso stare senza scarpe da corsa in un gioco Pokémon. Non ce la faccio più, credetemi. Vediamo un attimino, eh. Vediamo solo se ci danno le scarpe da corsa e poi direi che possiamo anche concludere qui quest'altro episodio, perché abbiamo battuto senza non poche difficoltà il primo capo palestra, cioè Jirobai, e quindi niente. Sì, forse ci danno le scarpe da corsa, vediamo. Sì. Perfetto, ci hanno dato le scarpe da corsa. Meno male davvero. Sì, lo so assolutamente. Vediamo un pochino se riusciamo a correre. Dai. Ok, sì, un paio di scarpe da corsa, va benissimo, dalla mamma, perfetto, riusciamo anche a correre. E quindi signori, prossima meta, Route 3, ovvero percorso 3, andiamo a vedere anche cosa andremo ad affrontare, dai, così ci diamo anche qualche stimolo. Andiamo a vedere subito sulla mappa. Allora, prima di tutto dobbiamo affrontare la caverna rocciosa, una cosa del genere. Eccola qui, quindi il Monte Luna, e poi dopo il Monte Luna andremo verso Namek, quindi nel prossimo episodio andremo sul pianeta Namek e andremo ad affrontare quindi anche i namecciani. Sono curioso di vedere anche chi sarà il capo palestra e quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo assolutamente di bombardare di mi piace se volete che continuiamo questa serie. Cerchiamo di arrivare almeno a 200 mi piace. Al raggiungimento dei 200 mi piace molto probabilmente arriverà subitissimo un prossimo episodio. Quindi spero ancora una volta che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi va, ovviamente comunque mi fareste un grosso favore. E quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.